Allora ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come vi avevo anticipato su Instagram, e se non mi segui vammi a seguire, trovi qui in basso appunto il mio contatto. Oggi finalmente ragazzi torna lo zip di mia sorella, oggi andremo a fare una modifica che consentirà nel cambiare i rapporti primari, in quanto per chi mi segue su Instagram appunto già lo sa, ho acquistato, o meglio mi hanno regalato per Natale una pressa idraulica, perché comunque necessitavo di questo tipo di strumenti, in quanto spesso mi trovo a dover cambiare rapporti, rimbi, allare alberi, e di conseguenza una pressa mi serviva senza meno. Abbiamo acquistato dei rapporti appunto malossi per lo zip, sapevate benissimo che montava dei rapporti originali, in quanto nell'ultimo video che abbiamo fatto vi avevo detto che l'ultima cosa che mancava erano appunto i rapporti primari. Abbiamo fatto tante ricerche per poterli trovare usati, non ne abbiamo trovati, gente che voleva rifilarti quelli del modello nuovo, e quindi alla fine li abbiamo comprati nuovi di pacca, sempre del modello vecchio e della Malossi. Come dentatura adesso andiamo a vedere tutto quanto, vi spiegherò perché ho scelto quel tipo di rapporti anche in base appunto ai miei secondari. Successivamente andremo a montarli sullo zip, quindi smonteremo la trasmissione, smonteremo il carterino, toglieremo l'olio, insomma tutto quello che si fa per andare a fare un cambio rapporti, così magari una sorta anche di tutorial per voi se volete fare questo lavoro da soli. Ovviamente per fare tutto al 100% in casa bisognerà avere una pressa, eventualmente andate in rettifica, la sostituzione è molto molto facile, ci vogliono un paio di minuti, quindi con una pressa di almeno 10-12 tonnellate si fa tutto molto molto tranquillamente. Quindi ragazzi, ci spostiamo sul banco che vi faccio vedere che cosa ho acquistato appunto da montare sullo zip a livello di rapporti primari. Molto bene ragazzi, allora eccoci qui con la nostra scatolina Malossi, appunto come detto rapporti nuovi, vi faccio vedere il codice 678727, ingranaggi primari 1637 con calettamento da 17 per chi dovesse utilizzare i carter o comunque lo zip modello vecchio. Andiamoli a scartare molto velocemente così vediamo le differenze con quelle del modello nuovo. Abbiamo la ruota dentata appunto della corona del primario, ovviamente 37 denti. Dopodiché abbiamo l'asse primario che si differenzia da quello del modello nuovo da innanzitutto nella parte finale qua dove si avvita il dado campana, non abbiamo il supporto per andarci ad infilare nel cuscinetto del copricarter, mentre nella parte anteriore abbiamo proprio un innesto diverso, in quanto il modello vecchio ha il cuscinetto di supporto a inizio rapporto, cosa che non ha il modello nuovo, e anche questa zona qua del rapporto è completamente diverso da quelli del modello nuovo. Quindi abbiamo l'asse primario appunto di supporto dove montiamo il correttore eccetera da 16 denti e la corona appunto del primario da 37 denti. Molto velocemente ragazzi, ci spostiamo adesso sullo zip che andiamo a smontare tutto quello che serve per accedere al vano rapporti. Can we ride in this moment? Can we ride? Bene ragazzi, ora la situazione è questa, abbiamo tolto la ruota posteriore come avete visto, sono andato anche a controllare se ci dovessero essere eventuali trafilaggi d'olio nella parte posteriore dove ci sono appunto le ganasce, ma è tutto asciutto, tutto perfetto visto che avevo cambiato i paraoli e il cuscinetto l'ultima volta. Ho estratto il copri rapporti con delle leggere colpi di martellate appunto di teflon nella parte appunto posteriore, sono andato a dare delle botte in modo da scollare il carterino visto che è montato con la pasta per quanto riguarda i carter piaggio. Adesso aspetto che scola tutto perfettamente l'olio e dopodiché procediamo con lo smontaggio dei rapporti originali e il montaggio appunto di quelli nuovi. Molto bene ragazzi, allora sono passati circa 40 minuti perché ci tengo a specificare una cosa. Allora, io su piaggio non lavoro molto e voglio mettere le mani avanti su questa cosa perché per carità di Dio mi posso essere sbagliato. Non so sinceramente se facciano il copri rapporti differenti modello vecchio e modello nuovo. Per quelli che ho visto io, il copri rapporti Polini è così e basta, non ne hanno fatte diverse versioni in base a se si montano i rapporti vecchio modello, nuovo in base al carter, in base allo scooter eccetera.
Se dovesse essere che c'è il coperchio rapporti per gli ingranaggi, quindi per zip modello vecchio e uno per modello nuovo, ahimè, alzo le mani e ho scazzato io. Ma se il coperchio Polini dovesse esserci solo questo, quindi che ha il cuscinetto interno e esternamente ha il paraolio, ho dovuto fare delle modifiche per poterlo montare con gli ingranaggi modello vecchio. La prima cosa è sull'asse ruota, vedete che qui abbiamo una boccola che normalmente non c'è, è una boccola in acciaio, dovrebbe essere C40, fatta di rettifica, messa su di pressa nell'ingranaggio per poter andare a montare la nostra asse ruota perfettamente all'interno del coprirapporti centrandolo. Eccolo qua, quindi ha anche il suo gioco preciso. Per quanto riguarda il rapporto centrale, se non ricordo male, non ho fatto modifiche, o forse sì, non mi ricordo. Forse ho dovuto tornire una delle due estremità, non mi ricordo. Mentre per quanto riguarda il rapporto primario che ho appena effettuato la modifica, come potete vedere in questa zona qui è stato abbassato per poter permettere il corretto montaggio del rapporto nel coprirapporti e poter chiudere il tutto correttamente senza avere strisciamenti e robe varie. Ovviamente sono andato ad agire sul rapporto nuovo andandolo a tornire e ovviamente controllando la tolleranza col micrometro in modo che ora possiamo montare tutto in modo perfetto. Quindi ci spostiamo sulla pressa, andiamo a spressare i rapporti originali montando la corona da 37 denti che appunto comprende nel kit Molosse, quindi insieme al primario da 16. Molto bene ragazzi, allora eccoci qui sotto la pressa. Allora questa, ribadisco, è una pressa che mi è stata regalata appunto dai miei genitori, miei nonni, eccetera eccetera, per appunto Natale, come regalo di Natale. Abbiamo 10 tonnellate di potenza a doppia mandata, per chi se ne intende. 10 tonnellate non è tantissimo, perché comunque mediamente si superano le 14, 16, anche 20 tonnellate per chi fa alberi motori magari tosti, però io devo spiantare quelli da scooter, massimo M6 Derby, devo fare i rapporti da scooter, 10 tonnellate a doppia mandata mi bastano e mi avanzano, anche perché l'ho già provata più volte. Allora, prendiamo il nostro ingranaggio originale, ci piazziamo sotto la pressa. Ovviamente ragazzi, questo qui è un attrezzo abbastanza stupido, ma si fa presto a farsi male, quindi quando si utilizza bisogna stare abbastanza attenti. Andiamo ad allineare perfettamente il pistone della pressa con il rapporto per poter iniziare a spingere. Se non dovesse cadere alla fine, ci aiuteremo magari con una vite da 10, che tanto alla fine la forza applicata dall'interferenza dei due ingranaggi sarà pochissima, quindi non è che ci piega la vite. Ok, allora cominciamo ragazzi a pompare, mandiamo giù il nostro pistoncino, così vedete anche quando si cambiano i rapporti più o meno il lavoro che viene fatto da un centro rettifica o se lo fate voi. Ok, ci siamo appoggiati, io solitamente vado giù con la doppia mandata, quindi apro una manettina. Doppia mandata vuol dire che nonostante la leva di pompaggio faccia la stessa corsa, il pistoncino fa la metà della corsa circa, di conseguenza nella stessa corsa che è minore applichiamo la stessa forza ed è meglio per fare degli spiantaggi o piantaggi più precisi. Quindi cominciamo a spiantarlo. Ok, venuto via come potete vedere ragazzi è abbastanza easy, adesso vediamo se cade oppure... Ok, a posto, neanche a dirlo. Eccoci qua ragazzi, libero un attimo la pressa, ok, fa questo bellissimo rumore di motore grippato. Come potete vedere abbiamo liberato la coroncina originale dal pignoncino. Quello che dovremmo andare a fare ora ragazzi è prendere la corona Malossi da 37 e andarla a pressare sul pignoncino appunto originale del secondario originale. Quindi ci piazziamo e andiamo questa volta ad agire sempre sul pignoncino. Riattivo la mia pressa senza la doppia mandata, così facciamo prima ad arrivare giù. Ok, siamo quasi arrivati. Liberiamo una, ci mettiamo perfettamente in centro, che è importante, se lo mandiamo giù di traverso si ingrana e poi dopo per toglierlo sono bestemmie. Allora, ci piazziamo perfettamente dritti, appoggiamo. Ok. E iniziamo a mandarlo giù. Sentite che è abbastanza duro, ma non abbastanza, perché la nostra pressa spinge di più. Liberiamo. E voilà, come potete vedere ragazzi abbiamo montato correttamente e assemblato i nostri rapporti.
Bene ragazzi, è giunto il momento del nostro in asse primario. Ovviamente va giù leggermente duro, con qualche martellata andrebbe a pacco, ma sinceramente vorrei evitare di smartellare, quindi con la pressa andiamo piano piano a spingerlo giù, di modo che lo innestiamo perfettamente nella sua sede. Vedete, va giù abbastanza morbido, dovrebbe indurirsi fra poco. Eccolo qua. Ok, perfetto. Abbiamo montato anche l'asse del primario correttamente. Perfetto ragazzi, allora qui abbiamo i nostri nuovi rapporti pronti da montare sullo zip. E qui ragazzi abbiamo lo zip, ovviamente l'olio ha finito di scolare. Adesso andiamo a dare una bella pulita, una bella sgrassata alla zona rapporti, visto che dovremo ospitare del nuovo olio degli ingranaggi. Rimonteremo il tutto e vediamo se la ruota scorrerà perfettamente. Ovviamente il procedimento è inverso rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Monto i rapporti, pulisco, metto l'olio nuovo e vediamo come si comportano i rapporti. Oggi abbiamo fatto questo intervento allo zippino di mia sorella, siamo andati appunto a cambiare gli ingranaggi, l'ho appena provato, devo dire che è molto più progressivo rispetto a prima. Prima ovviamente era più nervoso, ma poi in alto tendeva a frullare tanto, perché comunque gli ingranaggi finivano veramente subito e anche provando a fare una tirata più di 110 non si riusciva a fare, perché veramente arrivavi veramente alla gola e quindi era meglio evitare poi di tirare ulteriormente. Sicuramente con dei rapporti così circa una decina di chilometri orari si vanno a guadagnare, andando ovviamente a tarare la trasmissione poi per gli ingranaggi. Ovviamente lo zip non è un mezzo dove ci ho speso tempo nello sviluppo, quindi provare, fare, brigare, perché è stato preso e montato, ovviamente ho fatto qualcosa al cilindro, ho fatto qualcosa ai carter, ma sicuramente non sono andato a svenarlo, anche perché è un motore che deve durare. Come carburazione va molto bene, l'abbiamo carburato poco tempo fa, quindi con questo meteo invernale va molto molto bene. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi invito al video di giovedì prossimo, come sempre lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se volete altri video del genere, diciamo sì tecnici, però comunque ci mettiamo dentro anche della pratica, smontiamo, rimontiamo, quindi fatemi sapere, almeno so che tipo di video portarvi. Iscrivetevi al canale spuntando la campanella degli avvisi, seguite su Instagram, ovviamente sapete in descrizione il link al sito FF Motori per tanti componenti riguardanti il vostro scooter e moto con il relativo codice sconto. Io ragazzi vi saluto, vi invito al video di giovedì prossimo e ci vediamo alla prossima.